Il secondo capitolo di Mafia Capitale ha avuto come protagonista il business dei migranti fatto dai componenti dell'organizzazione mafiosa che aveva in mano Roma, che ha in mano Roma. Questo capitolo credo che vada tenuto ben presente perché rischia di finire nel dimenticatoio man mano che questa inchiesta andrà avanti. Perché comunque non è il business più lucrativo che aveva in mano la cupola degli affari e perché io credo che ci saranno degli altri capitoli di questa grande inchiesta. Il personaggio chiave di questo business è questo Luca Odevine, un personaggio che è riuscito ad attraversare diverse stagioni politiche, mantenendo sempre il suo posto. Ha subito da giovane una condanna per spaccio di droga e per questo ha cambiato cognome, adottando appunto questo nome abbastanza particolare. C'è un aspetto che emerge dalle carte dell'inchiesta su cui ancora si è discusso poco, e che invece credo che faccia capire la caratura del personaggio. In una intercettazione, Odevine nomina il Venezuela, ha una moglie venezuelana e fa capire di avere enormi contatti in quel paese. Appunto, questa capacità di essere transcontinentali, fa capire il lignaggio di questo personaggio. Odevine sostanzialmente era la persona che spartiva gli appalti fra le diverse cooperative che si occupano di accoglienza migranti a Roma. Lo faceva in modo equanime, da una parte CL, da parte le cooperative, chiamiamole rosse, anche se di rosso avevano ben poco. Questo tipo di procedimento a me ha ricordato immediatamente quello che è emerso nell'indagine sul sistema ad Expo, e su questo punto ci torneremo poi più avanti perché è un altro di quegli elementi che fa capire la complessità del sistema emerso con Mafia Capitale. Quali erano queste aziende? Prendiamo in esame in particolare queste cooperative, prendiamo in esame in particolare quelle legate al ACL, quelle che facevano capo come riferimenti politici ad Alfano e Lupi, anche qui stando alle intercettazioni raccolte dagli inquirenti durante le indagini. Ce n'è una che emerge con forza su tutti, che si chiama La Cascina. E al suo interno, tra le cooperative, diciamo così, consorziate, c'è questa Domus Caritatis, che era poi quella che si occupava in particolare di accoglienza. Entrambe facevano, in entrambe, uno dei membri del CDA è Carmelo Parabita. Di nuovo questo personaggio mettiamolo un attimo da parte perché tornerà, sarà uno dei legami tra Mafia Capitale ed Expo, sarà uno di quei personaggi della cupola che, diciamo così, è stata protagonista di tutte le grandi inchieste di questi ultimi almeno 5 anni. Quando sono emersi questi nomi e quando è emerso il filone dell'accoglienza tra i modi per lucrare, appunto, dell'organizzazione criminale, c'è stato un certo, come dire, c'è stata una certa sorpresa. Le mafie sono arrivate a mettere anche le mani sul business dei migranti. In realtà, come dire, le spie che questo stesse accadendo c'erano ed erano evidenti. Faccio un altro nome di un'altra cooperativa che torna nelle carte dell'inchiesta e di cui si era già parlato anche in precedenza. È il nome dell'Arciconfraternita, che era un'altra delle tante cooperative che si occupa di accoglienza a Roma e che era finita nel 2012 in un'inchiesta per evasione fiscale. E già nel 2010 c'erano attivisti dei diritti dei migranti che ne denunciavano
la totale inefficienza. Era uno dei tanti posti a Roma dove venivano parcheggiate le persone in attesa che succedesse qualcosa. E qui arriviamo al punto del ragionamento. Quando l'accoglienza diventa un business, significa che non si sta facendo accoglienza. L'accoglienza con i 25, 30, 35 euro che le cooperative prendono per ogni singolo ospite sono sufficienti solamente a, diciamo così, rientrare nelle spese. Non è un business lucrativo. E quando emerge anche qui in qualche intercettazione un riferimento a questo affare come più lucrativo della droga, ecco, io credo che ci sia una sopravvalutazione, diciamo così, di questo settore. Per fare un esempio molto concreto che ci riguarda da vicino, quando un migrante passa per la stazione centrale di Milano, cosa che è successa migliaia di volte, almeno 64.000 da ottobre 2013 ad oggi, nel caso in cui abbia la scabbia, anche questo è un fatto che accade con una certa frequenza, il costo per una cooperativa per curarlo è di circa 23 euro su 25 previsti dalla convenzione con la prefettura di Milano. È evidente che il margine è limitato. Diciamo che l'accoglienza è diventata un business perché, primo, non è mai stato un settore su cui ci sono stati tanti controlli, e secondo, dal momento in cui io investo pochissimo per quello che mi viene richiesto, ho un ampio margine ovviamente di guadagno. Se invece che spendere 25-30 euro ne spendo 10, è chiaro che tutto il resto diventa un guadagno. Il simbolo di quanto non funzionasse di quanto continui a non funzionare l'accoglienza in Italia è il CARA di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, che è stato anche recentemente commissariato dopo che Cantone, dopo che il presidente dell'anticorruzione Cantone appunto aveva chiesto che venisse introdotto questo provvedimento. Ed è questo il legame poi con Mafia Capitale, perché anche qui, anche in questo centro in Sicilia, le persone che decidevano a chi dovevano andare determinati settori, determinati servizi legati a Mineo, erano sempre gli stessi. Chiudo con questa prima parte ricordando come ci sia una paternità politica di alcune decisioni prese su Mineo, in particolare legata a c'è la figura di Giuseppe Castiglione, che è protagonista della richiesta di Cantone di commissariare Mineo, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura. E proprio pochi giorni fa il Parlamento ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti, per dire che nonostante le inchieste sul tema dell'accoglienza, il governo continua a nicchiare, continua a non essere considerato un argomento degno di essere approfondito fino in fondo. Buzzi, in un'intercettazione di pochi mesi fa, sostiene che il business dei migranti sia più fruttuoso della droga. Come mai, secondo te, fa queste dichiarazioni? Tu ci hai detto prima che questo business renda molto di meno dello spaccio, allora perché va a dire questo? Io credo che sia un'esagerazione per far emergere ancora di più il suo ruolo, per sottolineare l'importanza che aveva all'interno di questo gruppo criminale. Secondo me è una forma di di autopubblicità, non so come dire, e credo che fosse appunto un messaggio rivolto a quelli che facevano parte della cupola,
e credo che fosse un messaggio che ha espresso anche per anche perché non aveva realmente la percezione, credo, di quello che dicesse, però si sentiva talmente intoccabile, si sentiva talmente importante all'interno di quel business, che è arrivato a dire che si è spinto fino a dire una cosa del genere. Però appunto io credo che qualunque esperto di economie illegali potrebbe confermare che non è paragonabile quanto è lucrativa la droga con qualunque altro business. Riprendiamo due aspetti appunto che sono emersi analizzando Mafia Capitale nel settore dell'immigrazione e dell'accoglienza, che sono il modus operandi, diciamo così, simile a quello scoperto nell'inchiesta di Expo, quindi nel dividere gli appalti fra entrambe le parti politiche principali, chiamiamole così, le COP rosse, le COP bianche, e un nome, che è quello di Carmelo o Carmine Parabita. Il nome di Parabita compare legato ad Expo in un'email che è stata citata anche nelle carte giudiziarie, che aveva per oggetto l'appalto per la Città della Salute che doveva sorgere in futuro dopo Expo sul sito. E i nomi degli altri destinatari di questi mail sono quelli emersi nell'indagine, quindi Maltauro soprattutto, Manuten Coop, Frigerio, il compagno Greganti, quindi tutta, diciamo così, la cupola degli appalti. La cascina come core business ha comunque in teoria la preparazione dei pasti, o almeno così è quello che ci viene raccontato. Invece leggendo il suo sito si vede che come il mandato della cascina sia costruito in un modo talmente vago che poi permette di vincere qualunque tipo di appalto. Si parla appunto di servizi di ristorazione collettiva, ma si parla sia per i centri di accoglienza che per gli alberghi di lusso, si parla di servizi di cura medica come di servizi invece odontoiatrici, qualunque cosa. Ed è per questo, ed è per il valore, per l'importanza politica che ha assunto una cooperativa come la Cascina, che riesce ad entrare in un appalto dove non avrebbe niente a che fare. E di nuovo i nomi sono sempre gli stessi. Il nome di Maltauro è un nome che attraversa tutte le grandi inchieste italiane, e il fatto che si leghi ad un altro protagonista che è noto alla magistratura almeno fino al 2003 fa capire come questo sistema abbia permeato l'Italia da molto tempo. Non siamo più a Tangentopoli dove ci si spartisce Milano, siamo a qualcosa di molto più complicato e di molto più profondo. Proprio per la diffusione di questo sistema e per l'aver permeato l'Italia intera, suona ancor più paradossale la domanda che ci si fa spesso in Lombardia: se Mafia Capitale è arrivata a toccare pure le nostre terre. È chiaro che ci è arrivata, ma basta vedere di nuovo sul sito della Cascina dove si trovano le sedi operative della cooperativa. Una di queste è a Milano, in via delle Martignoni. Il comune di Milano, poco dopo l'inchiesta, ha iniziato a spulciare tutti gli appalti in cerca del nome della Cascina, e non è emerso.
E anche a detta di chi poi gli appalti sui migranti li vince, non era mai capitato che la cascina si presentasse per questo tipo di gare. Ma forse si è guardata la parte sbagliata, perché invece se si guarda ad esempio alle mense, o la cascina direttamente o Vivenda SPA, che è un'altra delle cooperative che fa parte della famiglia, le gestiscono a Cologno Monzese, a Monza, a Varese, insomma in tantissimi comuni della Lombardia. E di nuovo questo è un'altra conferma di come questo sistema e di come i protagonisti di questa cupola fossero sparpagliati in tutta Italia e controllassero servizi diversi e in parti diverse del paese. Insomma, era inutile, in qualche modo ci si doveva passare attraverso in tutti i grandi appalti italiani, Expo compresa. Da quello che ho appena detto, sembrerebbe che Amalfi Capitale non sia un fenomeno corruttivo circoscritto alla sola Roma. Visto che hai parlato di Expo, secondo te ci sono dei collegamenti tra Amalfi Capitale e Expo? Ma, soprattutto, pensi che gli arresti di pochi mesi fa siano oramai un capitolo chiuso, come dicono alcuni, oppure pensi che ci saranno degli sviluppi in queste indagini? Io credo che i collegamenti ci siano, e appunto alcune delle cooperative, come la Cascina, come Vivenda SPA, siano appunto lì a testimoniare che un legame c'è. Credo poi che la magistratura avrà molta più possibilità, avrà possibilità maggiori una volta finita l'esposizione di colpire chi deve colpire, anche perché in nome dell'emergenza, del ritardo, del dover aprire i cancelli, tante cose non sono state fatte, per esempio dei controlli su come sono state effettuate le bonifiche sui terreni. Una parte di quei terreni era contaminata da un'azienda chimica che stava sopra, che stava nel sito precedentemente. E paradossalmente quello che è stato uno dei primi appalti di Expo effettuati è stato uno di quelli mai finiti del tutto. Ricordo un video del consigliere comunale Mattia Calise, che è pubblicato sui social network, in cui si vedevano pile e pile di gomme, di pneumatici uscire dal terreno di Expo a 2-3 mesi dall'apertura, mentre si stava ancora costruendo a sprombattuto. Ecco, credo che quella sia la punta dell'iceberg. E poi, come dire, la voce di corridoio sempre più insistente è che in procura si stia lavorando, si stia cercando di stringere attorno alla dirigenza di Expo. Immagino che possa veramente uscire qualcosa di più, però vedremo da dopo ottobre. Si è notato come in Mafia Capitale, con l'emergenza migranti e nella gestione di Expo, ci sia stato un utilizzo strumentale della legislazione eccezionale. Secondo te c'è un legame tra l'emergenza, che spesso sembra più costruita che reale, e la corruzione? Assolutamente, dove c'è emergenza c'è fretta, c'è necessità di saltare i passaggi, c'è necessità di saltare i controlli. Dove c'è emergenza non c'è programmazione, non c'è idea di gestione reale sul lungo termine di un problema, e questo permette, come dire, di poi chiedere una mano sempre a quelli che sono già accreditati con chi poi gli appalti li deve concedere, ed è chiaro che è un enorme volano per la corruzione. La cosa che fa impressione è che appunto sui migranti si parla da 20 anni di emergenza, quando forse l'emergenza poteva essere quando all'inizio degli anni 90 ci siamo trovati a diventare un paese di sbarchi e non eravamo abituati. Però tutta la sottostima di questo fenomeno è funzionale al dover aprire
dei centri nel giro di un paio di giorni. Poi è chiaro che ci sono dei casi in cui l'emergenza comunque è reale. Il fatto che a Milano appunto siano passate più di 65.000 persone era difficile immaginarselo solo fino a qualche anno fa. Però resta il fatto che non c'è stata una minima programmazione a livello nazionale. Su Expo la cosa è ancora più paradossale, ci sono stati 7 anni di tempo da quando Milano ha vinto la gara per essere la città ospitante dell'Expo del 2015 e in quel caso è proprio intervenuta, c'è proprio stata una partita politica, che ha una lotta politica che ha impedito che ci fosse una gestione regolare della cosa, perché l'allora presidente di regione Roberto Formigoni e l'allora sindaco Letizia Moratti si sono palleggiati per 2 anni il ruolo di commissario unico di Expo e, come dire, di referente politico di quello che doveva diventare il commissario unico, finché poi non è emersa la figura di Giuseppe Sala. E questo ritardo che si è accumulato per motivi politici di nuovo ha creato quell'emergenza che non doveva esistere, non doveva proprio rientrare tra le categorie legate ad Expo. Perciò certo che è uno strumento, come dire, che finalizzato alla corruzione, è evidente.